Buona giornata, benvenuti ad un nuovo appuntamento, il secondo settimanale con Buongiorno Fitness. Alle mie spalle il mare che ci accompagna sempre durante i nostri allenamenti. Lo vedremo attraverso le vetrate in questa lezione che è la seconda di questa settimana di danza classica. E buongiorno anche oggi a Taisia Cosina, alle sue ragazze. Taisia è l'insegnante di danza classica della palestra On Stage, che si trova presso questo centro, presso le Dune Fitness. Ieri abbiamo avuto il primo approccio con la danza classica, sì. Oggi siamo desiderosi di vedere gli esercizi sulle punte. Prima però una domanda: la danza classica si addice a tutti? Parliamo di bambini, bambine. Sì, allora nelle realtà delle scuole private come siamo noi non abbiamo una selezione al momento dell'iscrizione, e diciamo che la danza è per tutti. Poi non necessariamente tutti dovranno fare i ballerini. Il nostro obiettivo è quello di tirare fuori il massimo da ognuno dei nostri allievi, e poi ognuno saprà cosa fare di questo tesoro. Queste ragazze da quanto tempo studiano danza? Loro alcune da quando avevano 3 anni e ora ne hanno 15, alcune da 5-6 anni, un bel po'. Una lunga esperienza, infatti vediamo che si muovono molto bene. Allora, oggi seconda lezione, a te il microfono, sì. e la telecamera. Buon lavoro ragazze. Grazie. Brave brave le allieve e Taisia Cosina, vogliamo svelare il mistero: cosa c'è dentro le punte delle scarpette? Dentro le punte c'è un miscuglio di gesso, colla e vari materiali per dare la forma appunto alle punte. Però è leggero? È leggero, certo. Leggerissimo. E allora noi ringraziamo Taisia Cosina e le sue allieve, ci vedremo con voi giovedì, perché domani ricorderete che c'è l'allenamento VIP. Cosa vedremo? E vedremo un estratto del saggio che abbiamo fatto il 20 giugno, lo scorso 20 giugno. Ottimo. E allora noi vi diamo appuntamento con la danza classica tra 2 giorni, e intanto ci trasferiamo nella parte cibo della nostra trasmissione. E camminando dalla palestra raggiungiamo il Mar del Plata, lo stabilimento balneare, che è una delle location fisse di Buongiorno Fitness. Ritroviamo Luciano Carletti. Buongiorno, buongiorno Luciano. Buongiorno, buongiorno. Ben ritrovato. Questa famiglia è molto accogliente con noi sempre, e c'è un'area internazionale, perché ricordiamo famiglia italiana, il capo famiglia Luciano è sudamericano. Questo è lo spirito che vi guida sempre nella gestione di questo stabilimento. È vero. Allora, com'è cominciata quest'estate? L'estate è iniziato malissimo e speriamo che da adesso in poi vada tutto bene. E le previsioni sono buone, io penso che adesso faremo un bell'estate. E come si mangia al Mar del Plata? Noi sappiamo che si mangia bene perché registriamo sempre da voi con cibi molto sani, però qual è il vostro menù in genere con i clienti? E il menù nostro, che arriva tutti i giorni, arriva al pesce fresco, le vongole, le cozze, e si mangia tutta cucina abruzzese. È qualcosa veramente molto buono, e la gente non si lamenta, vuol dire che sta bene. E anche cucina argentina a volte? A volte facciamo le grigliate argentina, anche il salmone alla griglia e altri menù. Da dove vengono i vostri clienti? I nostri clienti vengono da tutto il mondo, perché Mar del Plata è nominato nel mondo ormai. Qual è la filosofia con cui si gestisce un'attività balneare oggi? La filosofia come si gestisce, io penso che è importante che il cliente che va a uno stabilimento balneario si trova a suo agio. E come si trova a suo agio? Mantenendo il lido in perfette condizioni, i bagni puliti, e la cucina che sia buona, e così si cresce in uno stabilimento balneare.
Grazie a Luciano Carletti che ci accompagna all'interno del Mar del Plata, prego, dove troveremo la nostra dottoressa Anna Wieczorek. Troviamo la dottoressa Anna Wieczorek, buongiorno, buongiorno, al fresco in questo paesaggio un po' campestre che stride invece con il mare che abbiamo davanti a noi, bellissimo, oggi un po' agitato. La dottoressa Anna Wieczorek è nutrizionista specializzata in scienze dell'alimentazione e biologa. Oggi un argomento che è dolente per molti, il colesterolo diffuso. Si parla di ereditarietà del colesterolo, ma non in tutti i casi. Come possiamo prevenirlo attraverso l'alimentazione? Noi dobbiamo ricordare che quando parliamo del colesterolo bisogna distinguerlo, perché abbiamo colesterolo totale, abbiamo colesterolo buono, quindi HDL, e negativo LDL. Quindi noi dobbiamo lavorare su abbassare i livelli del colesterolo LDL e alzare questo positivo HDL. Sicuramente aspetto familiare ha la sua importanza, influenza, ma non è il nostro destino, dipende veramente tanto da noi. Quindi dobbiamo in prima linea lavorare su stare nel normopeso, perché eccesso di massa grassa sicuramente alza grassi circolatori e alza il livello del colesterolo. Influenzare su alzare il livello buono HDL, che lo alziamo con buon stile di vita, quindi attività fisica svolta regolarmente, tanto consumo di verdura, frutta, legumi, pesce azzurro, cereali integrali, e bandire il fumo, ridurre il consumo di grassi saturi, quelli di provenienza animale come burro, come grasso visibile della carne, come la pelle di polli, come grassi idrogenati, che sono grassi vegetali ma alzano il livello del colesterolo. Questi troviamo spesso nei prodotti da pasticceria. Anche l'alcol? Alcol influenza sul livello di colesterolo HDL, quindi abbassando colesterolo buono non lavora positivamente sul colesterolo totale, quindi sicuramente fa parte delle abitudini buone. E allora, una dieta tipo anticolesterolo? Sicuramente cominciamo dalla colazione, perché come abbiamo detto più volte stimola il livello del metabolismo. Una buona colazione fatta con fiocchi d'avena, che sono cereali mirati per abbassare il livello del colesterolo, magari con latte vegetale, latte d'avena, con un po' di yogurt, chi tollera bene latticini, un po' di frutta o fresca o secca, lontano dai pasti come spuntini, perché frutta secca è un altro alleato nel combattere livelli del colesterolo cattivo. Poi pranzo, piatto unico, cereali integrali con legumi, con la verdura a fianco, e la sera un bel pesce con contorno e una fetta di pane integrale. Tutto unito con movimento durante l'arco della giornata e buon apporto d'acqua. Allora, volete cominciare già da oggi se siete in lotta con il colesterolo? Noi ringraziamo la dottoressa Anna Wieczorek. Grazie. E ringraziamo anche Luciano Carletti del Mar del Plata. Luciano, quante lingue si parlano in questo stabilimento? Si parlano 5 lingue. Innanzitutto devo ringraziare a voi che con questa presenza e con questa bellissima trasmissione che parlate della dieta mediterranea. Questo è veramente molto importante. Io penso che per tutti gli operatori turistici che operano alla costa almeno dovrebbero parlare 2-3 lingue, così possiamo dare un bel servizio alla gente che ci viene a trovare, perché dobbiamo saper parlare, dobro utra, per esempio, e lo diciamo in russo. Buenos días, a fin de sen, in tedesco, bonsoir, in francese. Parliamo un po' tutte le lingue. Mio figlio parla anche molto bene l'inglese. Un turista qui sicuramente se ne va via soddisfatto, perché almeno parliamo la loro lingua. Grazie, anche noi chiudiamo soddisfatte questa trasmissione per l'accoglienza che ci avete riservato come ogni volta. Grazie al nostro operatore Alberto Capo, ci vediamo domani a Buongiorno Fitness. Grazie, ciao.